Nella seduta di martedì 13 giugno, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato, attraverso una risoluzione, l'attività svolta dal difensore civico regionale nel 2022. La risoluzione, già approvata dalla Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Giacomo Bugliani del PD, passa con 21 voti a favore, PD e Italia Viva, e 11 voti contrari, Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana Domani. È lo stesso presidente Bugliani a tratteggiare le linee dell'attività, segnalando l'evidente anomalia dovuta al fatto che l'attuale difensore civico, Lucia Annibali, che ha presentato la relazione in commissione, non ricopriva questa carica nel 2022. È infatti entrata in carica lo scorso mese di gennaio. C'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale. Sono state 1.495 le istanze presentate nel corso del 2022, quindi meno dell'anno precedente, dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio allo strascico derivante dalla pandemia, in quanto questo ha senza dubbio provocato un parziale allontanamento da parte dei cittadini rispetto all'Istituto della Difesa Civica. C'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della Toscana dell'Istituto del Difensore Civico. Sono stati ulteriormente aperti numerosi sportelli di prossimità, un po' disseminati in tutto il territorio della regione. Mi piace evidenziare che questo è un aspetto nel quale si compendia l'effettiva gratuità del difensore civico, poiché il cittadino in questo modo evita di avere anche i costi di trasporto per poter accedere alla tutela civica. Ci sono altri due punti, sottolinea Bugliani, che hanno caratterizzato l'attività del difensore civico. Da una parte la partecipazione alle commissioni miste conciliative istituite presso le aziende sanitarie del territorio toscano e finalizzate a dirimere i contenziosi tra i cittadini e le istituzioni in ambito sanitario, e dall'altra parte la partecipazione del difensore civico attraverso i propri funzionari all'organismo di conciliazione istituito presso l'autorità idrica toscana accreditato da ARERA, che si occupa invece delle controversie dei cittadini con il gestore del servizio idrico. La proposta di risoluzione approvata esprime apprezzamento e soddisfazione per i risultati conseguiti dal difensore regionale nel corso dell'anno 2022. Sul difensore civico abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensora civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti, rispetto alla conoscenza della funzione, una presenza sul territorio, le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati dove il cittadino a volte si sente solo rispetto a queste società, a tutte le bollette che arrivano a casa, a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta in un'interlocuzione. Per le opposizioni, i 9 mesi di assenza del difensore hanno pesato sull'attività. Personalmente ritengo che la figura del difensore civico sia una figura quanto mai importante, tratta della tutela dei diritti dei toscani. Però se andiamo bene a vedere, purtroppo nell'ultimo anno notiamo un arretramento delle richieste di intervento del garante, in particolare per l'ordinamento finanziario. In materia sanitaria i ricorsi sui servizi pubblici. E questo perché? Perché il centro-sinistra con le proprie divisioni ha fatto perdere veramente troppo tempo. Per 9 mesi è mancata questa figura ai toscani. Notiamo che il nuovo difensore civico si è messo a disposizione, cerchiamo di avere un buon rapporto, ma certo il 2022, questi 9 mesi sono stati veramente tanti. Quindi siamo stati 9 mesi, perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio, 9 mesi senza difensore civico, e anche in questo caso approviamo un atto dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto, facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora 4 mesi, si rimette perché va a fare altro, e per 9 mesi la Regione Toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare, noi esprimiamo grande soddisfazione. Noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo, non soddisfazione. L'Aula boccia una proposta di risoluzione presentata dalla Lega in merito all'attività del difensore civico e a problemi di inquinamento acustico intorno all'aeroporto di Firenze. Io credo che questo sia un messaggio decisamente sbagliato da parte della maggioranza, perché dobbiamo rispetto a queste persone che stanno vivendo da più di 20 anni in una situazione di grande criticità. E non ultimo
ci sono state delle segnalazioni che addirittura anche l'aeroporto stesso, l'aeroporto che dovrebbe avere una chiusura intorno alle 23, addirittura un aereo la settimana scorsa è partito da Londra all'1:30 di notte per arrivare alle 4:30 la mattina a Firenze ed è stato regolarmente lasciato atterrare. Io credo che questo, più di avere una dichiarazione del difensore civico, io credo che di più non possiamo fare. L'abbiamo portato all'Aula, l'Aula purtroppo ce l'ha bocciata. Ultima seduta d'anno, nel pomeriggio di lunedì 12 giugno, a Palazzo del Pegaso, per il Parlamento regionale degli studenti. Sono stati mesi pieni di emozioni, di intenso lavoro e molto formativi, con ben 18 progetti messi in campo. Oggi è l'ultima seduta della legislatura del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, che vede con la fine dell'anno scolastico anche la fine della legislatura, appunto. Sono stati tanti gli incontri e gli eventi che abbiamo portato a termine quest'anno, fra i più importanti la visita di una delegazione del Parlamento a Bruxelles, alle sedi del Parlamento europeo, per conoscerne il funzionamento. Non solo, anche un evento portato a termine contro la violenza psicofisica negli sport, e fra gli incontri che più ci sono rimasti nel cuore di sicuro l'incontro con Vera Vigevani Jarak, ovvero una madre e una donna che è scappata dall'Italia durante il periodo dell'Olocausto e che anni dopo ha visto scomparire la figlia fra i desaparecidos. È stato un anno pieno di emozioni, un anno pieno di incontri che ci porteremo per sempre nel cuore, e sicuramente è stato un anno molto formativo per tutti noi. Vorrei ringraziare la Presidente Maria Vittoria D'Annunzio e tutto il Parlamento degli studenti per il lavoro che hanno svolto in quest'ultimo anno, commenta il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Sono convinto che abbiano degnamente saputo rappresentare i 160.000 studenti toscani. Con loro, prosegue, abbiamo vissuto una delle esperienze più intense e belle di questo mandato, l'incontro con Vera Vigevani Jarak, la cui storia attraversa la discriminazione degli ebrei in Italia, la Shoah e la tragedia dei desaparecidos argentini, il nonno morto da Auschwitz e la figlia uccisa in Argentina negli anni della dittatura militare. Con loro abbiamo collaborato molto sul tema della legalità, dell'Europa e della memoria, e sono orgoglioso di come abbiamo cercato di porre all'istituzione le istanze dei loro coetanei. I 18 progetti che hanno approvato quest'anno ne sono la dimostrazione, conclude il presidente Mazzeo. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con il voto favorevole del Partito Democratico, la proposta di risoluzione sulla relazione sull'attività svolta nel 2022 dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi. Contrario il voto di Forza Italia, non si sono espressi Gruppo Misto Toscana Domani e Fratelli d'Italia. La Lega non ha partecipato al voto. Favorevole invece, con l'eccezione dell'astensione del consigliere di Forza Italia Marco Stella, il voto dell'Aula all'emendamento. Prima firmataria la consigliera regionale Valentina Mercanti del PD. È stato espresso apprezzamento per l'attività svolta, con un richiamo alla maggiore attenzione possibile sui crescenti problemi legati al disagio psicologico e alle dipendenze che affliggono i minori. Al termine del dibattito e dopo l'illustrazione del presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani, sono stati respinti l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia e la proposta di risoluzione primo firmatario Marco Casucci della Lega. Si è preso atto dell'attività del Garante nel corso del 2022, del fatto che il Garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori nel territorio toscano, ma anche a esigenze sopravvenute, derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria, che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari. Così come intensa è stata l'attività del Garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina, anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina.
tutte attività che in vero il Garante svolge da diversi anni, ma che nel 2022, nonostante le difficoltà connesse a un anno non semplice da molteplici punti di vista, sono state confermate e in parte anche implementate. Quello che noi diciamo è che c'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione del Garante per l'infanzia e dell'adolescenza, se ci crediamo davvero, perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso Garante parla, un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo, soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. Sono stato io in prima commissione a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani, necessiti di un impegno maggiore da parte del Garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incisivo, più propulsivo, a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis, e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale. Noi abbiamo una Garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la Giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio, si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del Garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice: esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla Garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Cioè, chi governa deve essere in grado di mettere la Garante, o dicono alla Garante che non è adatta a fare la Garante, che le sue richieste non sono consone, quindi non sono coerenti con quanto la Regione Toscana pensa di quel ruolo, e quindi la invitano a fare altro, oppure la mettono nelle condizioni di poter lavorare. Io ho fatto un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in Regione Toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. In primo luogo le politiche per la famiglia, perché da nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni. E certamente, ecco, oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Le figure vengono dopo. Oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo. Inaugurata da Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale, nello spazio espositivo Carlo Azzaglio Ciampi del Palazzo del Pegaso, la mostra Entropia in foto di Alessandro Signorini, medico da sempre appassionato di fotografia. Nato a Siena, risiede a Certaldo. Scatti, quelli di Signorini, che accostano la semplicità e l'ordinarietà del quotidiano alla bellezza dell'arte. Il racconto della vita di ciascuno di noi attraverso gli occhi di Alessandro, vediamo la nostra vita, vediamo momenti belli, momenti difficili, dalla guerra al sorriso, dal tramonto alla gioia. Tutto questo si tiene insieme con un'entropia difficile da sostenere. Diceva ad Alessandro: hai trovato il tuo punto di equilibrio mettendo insieme tutte queste foto, ma giustamente mi ha detto che l'equilibrio è oggi qui in questa sala e che queste foto possono combinarsi insieme perché sono il racconto della vita di ciascuno di noi. Paesaggi, nature morte, volti, tutti attimi legati a ricordi, racconti, vita.
Non c'è un soggetto privilegiato nella mostra, che proseguirà fino al 23 giugno, ma si tratta di scatti immortalati dall'autore per fermare il tempo, immagini che gli hanno trasmesso emozioni e sensazioni nel corso degli anni. Non sono un fotografo, ho cercato di immortalare in uno scatto fotografico quello che i nostri occhi riescono a vedere, il bello e il brutto. Questo non so se ci sarò riuscito, chi vedrà la mostra poi saprà giudicare molto meglio di me. Una mostra che costituisce un viaggio nell'anima, nei luoghi della Toscana, nei suoi borghi, nella bellezza. Io credo che questa mostra rappresenti un vero e proprio viaggio che Alessandro ci fa fare nel mondo, nella nostra Toscana, nei nostri borghi, nei nostri luoghi più caratteristici. Racconta la vita, la sua esperienza, le sue emozioni, le sue suggestioni. Quindi noi siamo davvero felici quest'oggi di essere qua, di inaugurare questo percorso espositivo e grazie al Consiglio regionale della Toscana, il suo presidente Antonio Mazzeo, che ogni volta non manca mai di dare la possibilità al nostro territorio di esprimersi e di farsi conoscere all'interno di questi bellissimi spazi della nostra regione.